Mi chiamo Enrico Talocco, ho 47 anni, quasi 48, e mi occupo di infissi nella vita. Io vendo infissi, faccio il rappresentante. Il mio problema era un problema abbastanza grave. Io mi portavo dietro dei problemi, diciamo, da diversi anni, che non ho affrontato prima solo per un fatto economico. Ho rimandato, però sapevo benissimo che avevo una situazione disastrosa in bocca. Infatti adesso io nella parte superiore ho 6 impianti, ho 2 ponti nella parte inferiore, tutte le faccette davanti, quindi cioè, è stato un lavoro abbastanza invasivo. E io non riuscivo a fare le cose normali nella vita, quindi anche masticare diventava comunque un trauma. Sorridere, forse sorridevo con la bocca chiusa, cioè cose di questo tipo. Prima non avevo un vero e proprio sorriso, come dicevo prima, cioè il fatto che ho cercato anche delle foto vecchie per fare il classico confronto prima e dopo, ma ho trovato veramente pochissimo materiale per confrontarlo, cioè veramente non vedevo i denti quando sorridevo, quindi è stato difficile confrontarlo. E quello che desideravo era avere magari un sorriso normale, niente di che, e soprattutto una masticazione normale, cosa che prima non avevo, cioè mordere il pane, un biscotto, qualsiasi cosa diventava comunque difficile per me. Veramente avevo paura di masticare, ecco. La pizza praticamente io da penso almeno 20 anni, ormai è diventata un'abitudine, io la metto nel piatto e la taglio con forchetta e coltello e la faccio tutta a pezzettini. E è un'abitudine che mi è rimasta e a volte anche adesso, che magari ormai è più di un anno che ho finito il lavoro, comunque la vado istintivamente, la taglio, poi me ne rendo conto, magari la prendo, la piego e gli do un morso, perché magari ha pure la soddisfazione di farlo a Quello puoi fare, volte. una pizza secondo me.